Duccio Camerini, sei protagonista di questa La lunga notte nei panni del Duce. Quindi innanzitutto ti chiedo, Duccio, ma interpretare un personaggio così particolare, oseremmo dire, senza cadere nella macchietta, visto che già lui era, come dire, usiamo il termine istrionico, ma insomma è un po', no? Riduttivo di suo, come l'hai tratteggiato questo Duce? Si deve reinventare, bisogna usare così un procedimento d'attore, un po' come facciamo con tutti i personaggi, anche se il suo personaggio è sicuramente debordante. Bisogna stare attenti a contenere questi debordamenti e magari mettere il fuoco su certi aspetti più intimi, più meno conosciuti, renderlo sempre il più possibile inedito. Ecco, e questa storia racconta quanto è successo prima della famosa lunga notte, appunto, e anche durante, che poi porterà alla caduta del fascismo. Però insomma possiamo rassicurare che non c'è forse del revisionismo storico, no? Cioè no, viene raccontata assolutamente no. No, viene raccontata con molta fedeltà, con molta intelligenza, anche con molta intelligenza su tutte le varie componenti che c'erano. No, assolutamente no. Ecco, secondo te questa pacificazione che viene tanto auspicata, no? Con il passato, si riuscirà un giorno finalmente ad avere? I fantasmi sono lì. Mi fai una domanda. Finché ci saranno è complessa a dare una risposta. Diciamo che è auspicabile sicuramente. Certo, più conosceremo e più ci sarà la possibilità di andare verso un equilibrio. Meno conosciamo e più pensiamo ai nostri preconcetti, allora più ci saranno nervi, nervosismi e... capito? E tra l'altro, studiando il personaggio di Mussolini, c'è qualcosa che hai scoperto che magari non conoscevi e ti ha sorpreso? Per esempio che lui consumasse i suoi adulteri dentro Palazzo Venezia, che quindi aveva bisogno di fare casa e bottega. Questa cosa non la sapevo, pensavo che li consumasse, che fosse preso da un autista che lo portava al di fuori, mentre invece addirittura aveva una garçonnière dentro Palazzo Venezia. Questo mi è sembrato clamoroso, cioè aveva bisogno veramente di non staccare mai, perfino quando andava a letto con la sua amante. Ecco, però spieghiamo anche al pubblico che questa non è solo una serie storica, ma anche se diciamo si conosce già come va a finire, è un autentico thriller, quindi sì, con mordente, con tensione. Assolutamente. Non diciamo poi molto, perché non vogliamo dire dove arriva il tratteggio storico, però sicuramente ci sono dei... questa cosa che ho detto per esempio dell'amante è una cosa assolutamente vera, certificata e documentata, però attraverso queste cose che sono state scoperte dagli sceneggiatori e poi interpretate da noi, c'è invece tutta una parte assolutamente di suspense, perché comunque è una storia molto poco conosciuta, è proprio una settimana molto poco conosciuta della storia italiana. Ecco, per finire, non ti posso non chiedere del teatro, facciamo un po' di promozione, visto che tu sei sempre in giro con il teatro, ricordiamo dove ti potranno vedere dopo. Mi potranno vedere al Nest di Napoli con David Mamet, Una vita nel teatro. Quindi diamo gli appuntamenti per... 17, 18, 19 febbraio a Napoli. E per la serie invece su Rai 1? 29, 30 e 31 gennaio Rai 1 e dal 29 su Rai Play tutte le puntate. Quindi non potete mancare. Va bene. Grazie e complimenti. Grazie a te.